Ok, mi fai un saluto e un bacio alla tua futura moglie, per favore, Filippo? Assolutamente no, sto andando, mi dispiace. Solo un bacio alla tua futura moglie! Amore. Ciao tesoro, buon lavoro. Escono diverse tipologie di coppie che si sposano per diversi motivi, ognuno con la loro anche preparazione, che è un momento abbastanza drammatico dei matrimoni. E che non sempre ci si sposa per amore. Spesso, molto spesso, per necessità, chi in un modo, chi in un altro, no? Io non mi sposerò mai, sappi, loro veda, te lo dico. C'è un entusiasmo che si vuole sposare 3-4 volte. Tu non ti sposerai mai. No, a meno che non impazzisco, a meno che non... Boh, non sto in totale botta d'amore, sono in Thailandia o sono a Las Vegas, a quel punto ha un senso. Il matrimonio è una grandissima farsa. Necessità di un contratto rassicurante. Distinto. Il cappello al chiodo. Soggetto e spiegami questa cosa. No, l'immagine del matrimonio, la prima immagine è il cappello al chiodo, no? Il famoso... Sai quando si dice puoi attaccare il cappello al chiodo, cioè puoi stare tranquillo, l'uomo che ormai è proprietario di una situazione e quindi si può permettere di attaccare il suo cappello al chiodo della parete. E non deve Quindi. più fare niente perché tanto il cappello ormai è appeso. Eh no? È qui che ti sbagli. Allora, c'è un bianco, c'è assolutamente un bianco che è la coppia di Moran e Luca. Un arancio, che è la coppia di Isabella e Dario. C'è un rosa shocking, che è la coppia di Gabriella e Francesco. E il nostro, beh, è pitonato! Il nostro matrimonio è assolutamente pitonato. Comicità. Gli ingredienti sono comicità, surrealtà. Cinismo, anche un po' a favola, anche un po' a favola con tutti gli ostacoli, eh? Oggi sposi, domani single, ragazzi, dai! Ci va bene, tutto verde.